Chi ha detto che un microfono da 35 euro deve per forza far schifo? È una frase decisamente giusta la maggior parte delle volte, ma nel caso del Tonor TC777 è inesatta in tantissimi modi, fidatevi. Tonor è stata tanto gentile da potermi mandare questo microfono per una review e mi ha detto: guarda, ci daresti la tua opinione? Ovviamente loro non mi hanno proibito di dire nulla ed ogni cosa che dirò, sia positiva sia negativa, sarà totalmente farina del mio sacco. Sincero, al 100%, ero scettico quando mi fu mandato questo microfono, perché 35 euro, sebbene abbiamo recensito degli ottimi microfoni con un costo decisamente basso, questo TC777 viene pubblicizzato come il miglior budget microphone, il best budget microphone, cioè il miglior microfono con un costo ridotto. E devo essere sincero, mi ha stupito in molti modi. Il packaging si presenta in maniera decisamente semplice: uno scatolo con all'interno della schiuma espansa e tutto il sistema del microfono, come lo vedete qui nella mia mano, già montato, quindi con pop filter, windshield, treppiedi già incluso nella confezione, treppiedi che può essere svitato per poter attaccare il microfono con lo shock mount ad un'asta. Apro e chiudo parentesi: il microfono è estremamente leggero, io non sono riuscito a metterlo sulla mia asta della Blue, ma sicuramente con un'asta un po' più economica riuscirete tranquillamente a tenere questo microfono. Togliendo il windshield, che tra parentesi non è di qualità eccelsa, ma vi ripeto raga, 35 euro di microfono, non vi dovete aspettare dei materiali eccelsi, vi dovete semplicemente aspettare che funzioni bene. Vediamo che la griglia che protegge la capsula è, diciamo, tipo stile anni 50, quei microfoni bellini che fondamentalmente esteticamente mi piacciono molto. Se vogliamo fare una summa dell'aspetto visivo, il microfono è decisamente carino. Oltretutto, dato che è estraibile dal suo shock mount integrato, potete anche acquistare un altro shock mount, appendere il microfono più o meno dove volete voi, quindi tanta roba da questo punto di vista, c'è molta flessibilità da parte di Tonor. Per quanto riguarda invece la prova dell'audio, ho registrato qualche sample di voce, sample a varie distanze e soprattutto sample con una chitarra, per vedere se un microfono da 35 euro, che viene pubblicizzato appunto come il miglior budget microphone, potesse effettivamente registrare uno strumento musicale con una certa chiarezza. Per cui ecco a voi i sample. Ed eccoci qui ai test del Tonor TC777. Come potete vedere, l'inquadratura è decisamente più ampia. Qualche volta può darsi che mi vedrete fuori fuoco, perché la lente che utilizzo di solito ha l'autofocus manuale, però essendo il microfono estremamente leggero, io ho dovuto per forza appoggiarlo sulla scrivania e quindi ho dovuto utilizzare un 12 mm con messa a fuoco manuale. E quindi a volte probabilmente entrerò e uscirò dal fuoco, ma ragazzi, per una prova fatta come si deve, si fa questo ed altro. Adesso sto parlando nel microfono ad una distanza, diciamo, normale. Mettete caso che io stia giocando, sono col pad in mano e sono intento, scusate, a vincere una partita, sono praticamente così appoggiato sulla scrivania ed ecco come si sente. Adesso mi sono allontanato dal microfono, sono a circa 20-25 cm dal pop filter, quindi sì, più o meno 20-25 cm dalla capsula del microfono, ed ecco come si sente. Adesso sono a circa 50 cm dal microfono, ed ecco come si sente. Ci tengo a sottolineare che questo microfono non ha nessun controllo del gain sul corpo, quindi dovrete fare tutto via software, sia esso OBS, sia esso praticamente Windows stesso, o in questo caso, come sto facendo io, Audacity. Adesso sto provando l'effetto di prossimità sul microfono ed è uno dei campi in cui i microfoni devono eccellere per dimostrare di avere una buona capsula. Adesso sto parlando di lato al microfono, giusto per vedere se capta bene i suoni anche di lato. Questo è il lato destro e questo è il lato sinistro. Adesso sto cliccando i tasti della mia tastiera, che è una meccanica con Cherry MX Red. Vediamo un pochettino come si sente. Sì, dai, batto giusto un altro po'. Ciao, come va? Tutto bene? Spero che a casa stiate tutti bene. Beh,
Che ne dite? Dato che il microfono ha uno shock mount integrato, adesso sto dando dei piccoli colpetti sulla scrivania per capire quanto possa isolare il tutto da rumori non desiderati. E adesso comincio a picchiettare più forte. Sto picchiettando proprio sulla scrivania. Adesso picchietto sul treppiedi del microfono, picchietto sulla struttura portante del microfono e si sente così. Adesso proviamo le consonanti esplosive, quindi la P, la B, per esempio spara Peppino perché è andato in Lapponia a sparare alle papere perché potevano produrre pochi problemi. Quindi essendoci un pop filter integrato, il tutto dovrebbe essere stato bloccato in maniera del tutto, diciamo, positiva. Ma cosa succede se io rimuovo il pop filter? Peppino spara agli ippopotami perché potevano produrre parecchi problemi. E adesso proviamo le sibilanti, quindi la S, la Z, questi suoni qua. A Sassari e Sassuolo sono stati sanzionati 67 svedesi perché sono stati assassinati. Cose così senza senso. Proviamo senza pop filter. A Sassari e Sassuolo sono stati sanzionati 67 svedesi perché sono stati assassinati. Che ne pensate? E ora arriva la prova che tutti volevano sentire, e cioè la chitarra. Può un microfono da circa 35 euro essere utilizzato per registrare anche in maniera amatoriale uno strumento musicale? Scopriamolo insieme. Questi erano i test col Tonor TC777 e adesso vi rimando al G del futuro per le conclusioni riguardo questo prodotto. Best budget microphone? Vediamo un po' cosa ci dice. Sinceramente parlando, mi aspettavo molto peggio dal TC777. Per 35 euro è un microfono decisamente spartano, non ha controlli sul corpo, tutto deve essere fatto via software, quindi Windows, OBS, Audacity, eccetera, eccetera, ma una volta che l'avete settato come si deve e l'avete posizionato alla giusta distanza, fa dannatamente bene il suo lavoro. E ci tengo oltretutto a fare un ragionamento. Sicuramente voi troverete della qualità superiore anche costruttiva, anche a livello di feature, per quanto riguarda altri microfoni con un costo più alto, perché qui praticamente non c'è nemmeno un jack per attaccare le cuffie, per sentirvi benissimo. Ma dovete capire una cosa, se voi state cercando un microfono nella fascia di prezzo fra i 35 e i 40 euro, c'è veramente poco che sia in grado di competere con il TC777. È piccolo, è leggero, si sente bene se settato come si deve, e io non so cosa dire. Forse una piccola critica che posso fare è il fatto che non ci sia un'enorme dinamica dei suoni, cioè stiamo parlando di un microfono che va ad evidenziare molto le frequenze medie della voce. Ma perché? Perché va a tagliare un po' i bassi, ma essendo un microfono che deve essere posizionato sulla vostra scrivania, magari con un computer, con delle ventole vicino, è normale che vada a fare un certo lavoro. Diciamo che la capsula ha un filtro passalto, però non voluto, è proprio così il microfono, ecco. In linea di massima, a 35 euro, raga, non c'è un microfono che vi offra un pop filter, un windshield, uno shock mount, un treppiedi e che praticamente plug and play, facilissimo da utilizzare, facilissimo da settare, oltretutto se siete in una situazione in cui dovete magari viaggiare, non lo so, e vi dovete portare un microfono che sia leggerissimo, lo dovete attaccare da una parte e dovete magari fare uno streaming così su due piedi. Vi ripeto, se volete spendere fra i 35 massimo 40 euro, questo è un ottimo microfono. Poi è normale, più spendete più ricevete in cambio. Rapporto qualità-prezzo,
Non so se sia effettivamente il miglior microfono budget, ma posso dire con certezza che è dannatamente buono. Per cui, fatemi sapere la vostra. Cosa ne pensate di questo microfono? Avete intenzione di acquistarlo? Ringrazio ancora Tonor per avermi mandato il TC777 ed avermi permesso di fare questa recensione. Io lo consiglio decisamente, è un microfono decisamente caruccio, piccolino, non ingombrante, 35 euro, tanta roba. Grazie mille ragazzi, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG e fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli! Ciao!